incontro con l'amministratore delegato di Investcorp, che è il fondo che detiene il 51% della proprietà di Cornegliani. È stato un incontro sicuramente positivo nei moduli, nelle rassicurazioni. Il fondo continuerà a investire su Mantova, su Cornegliani, sia per quello che riguarda il brevissimo termine che il medio e lungo periodo. C'è un vero piano di investimenti, di rilancio dell'azienda, quindi per noi questa è sicuramente una cosa positiva. Anzi, preoccupazione da parte dei lavoratori invece per la parte che riguarda questa spada di Damocle che avranno il 20 dicembre, dove l'azione legale del socio di minoranza contro il CDA di Cornegliani rischia di paralizzare l'azienda, e questa potrebbe essere una bruttissima notizia per tutti quanti, soprattutto per le 500 famiglie di Cornegliani, che sarebbero ulteriormente appeso un ulteriore filo, e non si saprà fino al 20 dicembre insomma come affrontare questo scoglio. Rispetto agli esuberi del piano industriale è stato detto qualcosa? Oppure... Viene confermato il congelamento, il piano condiviso, aspettiamo solo la firma di Brandazza che confermi tutto, sottoscrivendo il verbale del 19 novembre che aspettiamo con ansia che firmi. Non ho ancora sottoscritto, quindi il verbale del... Non l'abbiamo ancora incontrato in nessun incontro ufficiale ufficioso, quindi la prima volta che lo vedremo, quando avrà le deleghe operative, ribadiremo che sarà... quello è un punto fondamentale che vogliamo che si firmi quanto prima, l'abbiamo ripetuto più volte al tavolo anche oggi davanti a Investcorp. Grazie. Oggi ovviamente con il presidente del fondo è stato un incontro assolutamente positivo, ha preso degli impegni importanti. Chiaramente la situazione che si è venuta a creare con il ricorso dell'azionista di minoranza presso il Tribunale di Brescia ci lascia con l'amaro in bocca prima di tutto, in ogni caso ci lascia col fiato sospeso fino al 20 di dicembre. Vedremo quali saranno le decisioni della prima udienza del giudice. Su questo ovviamente non possiamo che aspettare. Con l'azionista abbiamo avuto delle rassicurazioni sul fatto che rimarrà a Mantova, rimarrà all'interno di Cornegliani fin tanto che Cornegliani non verrà rilanciata, quindi non ha un tempo limite per il suo impegno su Cornegliani per rilanciare il brand, e chiaramente questo unito all'accordo del 19 di novembre, dove abbiamo stabilito insieme un percorso tutto da costruire, ma sicuramente con delle linee ben precise, dove nessuno verrà lasciato a casa contro la propria volontà, e con un lasso temporale fino al 2023 che ci permetterà di ragionare e organizzare meglio questa azienda in modo che sia rilanciato sia l'attività produttiva che il marchio sul mercato. Nell'incontro di oggi ci sono due aspetti che possiamo tenere presenti. Quello positivo è quello che comunque si è avuti da parte del fondo la garanzia della presenza e della continuità degli impegni presi, quindi per noi questo è un atto totalmente importante. L'altro aspetto invece, quello meno bello, quello negativo, è quello comunque dell'attesa del 20, in cui ci sarà l'udienza in tribunale riguardo le dichiarazioni fatte il 2 di dicembre da parte dell'azienda nei confronti di quelle che sono state detta loro le cattive organizzazioni dell'azienda riferite a Investcorp, e quindi è lì che c'è un po' di titubanza, è lì che c'è un po' di paura e di timore di quello che potrà succedere dopo il 20. I dipendenti comunque sono stati contenti del fatto che il fondo ci sarà e non abbandonerà l'azienda fino a che l'azienda non avrà la capacità di camminare sui suoi passi. Questo per noi è fondamentale e importante. Noi ribadiamo un aspetto, cioè noi siamo con chi ci metterà dei soldi, con chi investirà nell'azienda, e non con chi evidentemente sta facendo di tutto per portare su un'altra strada l'azienda stessa. Lo stato di agitazione rimane o...? Lo stato di agitazione è congelato. Rimane congelato, si riattiverà nel momento in cui ci sarà bisogno di riattivarlo. Grazie.